Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio. Mi sto riparando da questo sole fortissimo, questo parchetto. Ragazzi, sono 39 gradi all'ombra. Prima c'era la colonnina lì che segnava 39 gradi all'ombra. Sono quasi le 6 di pomeriggio. Sono tempi veramente caldi qui nel centro Italia. Allora ragazzi, volevo un attimo parlare di alcune persone, non solo in Italia, in tutto il mondo ci sono queste qui che, per esempio, si lamentano del prezzo della benzina, ma poi non fanno altro che girare con automobili a benzina, con autovetture a benzina o a diesel, insomma, si lamentano dei prezzi del carburante e vanno in giro con autovetture a carburante. Ma allora mi chiedo io, cioè, la crisi è solo qui dentro per certe persone, Oppure quelli che si lamentano degli stipendi bassi, oddio, non arrivo a fine mese, poi li vedi andare in giro con autovetture nuove di zecca. No, cioè, qui mi guardo in giro, vedo tante di quelle automobili nuove, dunque mi domando e dico, ma allora la crisi è solo mentale, che è buona questa cosa, cioè, per carità, ci mancherebbe, è meglio avere solamente persone che si lamentano piuttosto che avere una crisi economica vera. Dopo, oh ragazzi, la crisi climatica, quella c'è, guardate che, cioè, il pratino non c'è più, non esiste più, è tutto brullo. Qui nel centro Italia sembra di stare poco tempo fa, ero in Grecia. Intorno ad Atene, a tutto brullo, sembra di stare ad Atene, o sembra di stare, boh, qualche volta sembra di stare in Namibia, ma lì è normale che non piove, sono territori aridi, e qui insomma, qui non dovrebbe essere un territorio così arido, dunque le crisi climatiche, quelle sì esistono, ma le crisi economiche, no, che qui ascolti le radio, le TV, YouTube, ovunque, insomma, e senti parlare di crisi economiche, spread, bla bla bla, poi vai in giro e vedi, almeno qui nel centro Italia, vado in giro, vedo parecchie automobili nuove, cioè guardate, non so se si riesce a vedere, ma insomma, ecco questa automobile vicino al camper, è un'automobile nuova e ce ne sono tantissime così. Ripeto, per carità, non sto a lamentarmi che poi la crisi non c'è quella economica, che c'è solamente quella crisi mentale, per carità, però è una cosa che mi fa pensare, sento alcune persone lamentarsi, il carburante, il prezzo del carburante è troppo alto, però dopo viaggiano solamente in autovetture che vanno a carburante tipo diesel o super, no? Prendi la bicicletta, sì, ok. Non la prendere a mezzogiorno, che fa un caldo boia di questi tempi, magari prendila alle 6, alle 5, comprati un motorino elettrico, non lo so, cioè fai qualcosa. Se hai problemi di budget mensile, ma allora perché ti compri l'automobile nuova? Cioè, c'è qualcosa che non torna, eh? Questi qui che i soldi ce l'hanno, ma si lamentano, piace lamentarsi e questo non va bene. E il parco, non c'è l'acqua, devo comprare l'acqua. Eccola qui, vedete dietro di me, c'è la fontanella dell'acqua che te la compri a fa l'acqua, no? Te la danno quasi gratis, cioè tu paghi le tasse e ti ci mettono le fontanelle gratis, cosa che per quanto mi riguarda, cioè, per i posti dove ho viaggiato, io ho visto fontanelle gratis, gratis, cioè che le paghi con le tasse solamente in Italia. In Italia è una cosa molto usata mettere le fontanelle di acqua per bere. In Germania, per esempio, già ce ne sono molto meno. Qui in Italia, ovunque vai, è pieno di fontanelle per rinfrescarti. Guardate che bel parco, le cicale in sottofondo. Io amo il caldo, amo il caldo. Certo, questo è un po' troppo caldo. Forse per una settimana, ma è da quando sono qui, da inizio giugno, che
sta facendo un bel caldo asfissiante, ma non mi lamento, dai, non mi lamento. Io fortunatamente ho ancora la possibilità, per esempio, di venire in un parco del genere dove c'è tanta ombra. Qui in centro Italia c'è tanta natura, fortunatamente non è Roma o Milano, dove io li compatisco quelli che stanno vivendo con questi caldi a Milano o a Roma, perché veramente Roma tanto, perché comunque sia sta vicino al mare. Dunque mi ricordo una settimana fa ero a Roma, fa caldo sì, ma insomma si sente sempre quella brezza marina, ma comunque sia se sei in posti dove ci sono tanti palazzi, dove è una giungla urbana, sicuramente il caldo si fa sentire. Allora ragazzi, dunque, questi tipi che si lamentano con la pancia piena, ma perché non vi lamentate? Fate qualcosa al posto di lamentarvi. Lamentare, se vi lamentate, vuol dire che avete tanto tempo libero, che per carità ci sta, però almeno sfruttate il tempo libero per altre cose. Io so, se ho tempo libero cerco di lamentarmi il meno possibile, e facendo, che ne so, una passeggiata. Ci sono tanti bei posti qui nel centro Italia, in mezzo alla natura, dove posso farmi le passeggiate, magari non qui non sono proprio in mezzo alla natura, ma vedete la quantità di automobili messe molto decentemente che stanno passando. E sicuramente alcuni di questi autisti, di queste automobili, sarà uno di quelli che si lamenta: ehi, non arrivo più a fine mese, e poi si compra l'autovettura nuova di zecca. Magari poi mi sbaglio, ragazzi. Buon, per questo video è tutto, un caro saluto, ciao ragazzi.